ragazzi, bentornati al canale di Muscoli a Vita. Come sempre sono Giulio, oggi voglio portarvi un video informativo che secondo me potrà aiutare veramente tanta gente. Allora, il video si intitola Percorso di un lifter naturale e più o meno proverò a darvi un'idea della scaletta temporale che vi ci vorrà per ottenere i risultati, per ottenere il fisico che tanto desiderate, il fisico ideale, per farvi capire che i progressi sono abbastanza lenti e darvi veramente una scaletta temporale. Penso che possa essere un video informativo utilissimo a tanta gente. Se vi piace buttateci un like, commentate qualsiasi vostra domanda e cosa ne pensate nei commenti e condividetelo se pensate che possa aiutare altra gente. Allora, iniziamo il tutto dicendo, questo è solamente per lifter naturale. Se sei steroidato non conta niente, perché fra magari anche solo dopo un anno, dopo 2-3 cicli di steroidi, avrai ottenuto il fisico ideale che speri. Questo invece è per noi lifter naturali che vogliamo metterci veramente, vogliamo dedicarci ad ottenere il fisico che vogliamo e a vedere i risultati in palestra. Iniziamo. Fase 1, la fase principiante. Questa fase dura più o meno da, appunto, quando iniziate per la prima volta, quando entrate in palestra, ai 6 mesi, premesso che vi allenate in modo costante di settimana in settimana, dalle 3 magari alle 5 volte. Se voi per i primi 6 mesi vi allenate in modo costante in palestra, qualsiasi tipo di allenamento seguite, qualsiasi tipo di dieta seguite, voi noterete un progresso netto e un miglioramento della composizione fisica. In questi primi 6 mesi noterete che i vostri muscoli, dato che non sono abituati allo stimolo, ai pesi, veramente noterete un aumento nella vostra massa muscolare. Ovviamente qua la linea verde mostra chi c'è chi farà dei progressi più rapidamente, magari aiutati dalla buona genetica. Ad esempio, io ho un paio di amici che veramente basta che vanno 3 settimane in modo costante in palestra, possono fare qualsiasi tipo di esercizi vogliono, possono mangiare quello che vogliono e faranno subito dei progressi rapidissimi, si noterà subito nei muscoli. E invece, ovviamente, se avete magari della genetica meno buona, oppure state, invece di seguire una dieta in cui mangiate delle calorie dal vostro fabbisogno giornaliero, quindi di mantenimento, o invece di mangiare calorie più elevate del vostro mantenimento, invece magari state in un deficit calorico, state a dieta, i vostri progressi saranno più lenti, ma noterete comunque dei progressi. Questo è perché nella fase principiante, quando sei un beginner, i muscoli, qualsiasi cosa tu faccia, vengono stimolati, è uno stimolo nuovo, faticano, crescono. L'errore che fa tanta gente però è pensare che, dato che hanno ottenuto questi progressi così rapidi nei primi 6 mesi, possono semplicemente continuare con lo stesso allenamento, la stessa dieta, per i prossimi 3 anni e arriveranno al fisico ideale che sperano e che pensano che è possibile arrivare. Il problema è che dopo i primi 6 mesi è finita, è terminata la fase newbie gains, appunto gains dei principianti in inglese. Dopo i 6 mesi, magari questo diventa un anno per alcune persone, ma diciamo che dopo 6 mesi, fino per i prossimi 2-3 anni di allenamento in modo costante, sei passato alla fase intermedia. Se tu continui esattamente allo stesso modo che avevi fatto in principiante, quando eri in principiante, nella fase intermedia ti ritroverai in una fase di stallo, indicata da questa linea rossa. I tuoi progressi non progredirai più in palestra, non vedrai più un netto aumento muscolare, veramente sarai in una fase di stallo. Per questo motivo, una volta che passi alla fase intermedia, devi cambiare la struttura del tuo allenamento e della tua dieta. Devi iniziare a prendere il tutto un po' più seriamente. L'allenamento, magari, mentre prima facevi le macchine, mentre prima entravi facevi un po' di esercizi così a cavolo, facevi un po' di ripetizioni senza nemmeno sapere che cosa stavi facendo, magari i tempi di recupero non ci pensavi, nella fase intermedia dovrai cambiare il tutto. Per quanto riguarda l'allenamento, dovrai seguire una routine che è stata provata e c'è stata in pratica innumerevoli volte che seguiamo tutti noi intermedi, e sono le routine un total full body split 3 volte a settimana, un push pull legs routine di solito 6 volte a settimana e un upper lower split, che è quello che sto seguendo io in questo momento. Metterò dei link appena faccio dei video per descrivere tutti questi programmi, che potete trovare adesso nelle annotazioni, non so, da qualche parte. Comunque farò dei video al riguardo. Io in questo momento mi trovo nella fase intermedia e sto seguendo un upper lower split che è 4 volte a settimana. Sicuramente farò un video che troverete che potrete cliccare da qualche parte nello schermo. Allora, in questa fase, come detto, l'allenamento dovete avere una struttura, seguire una di queste routine. Queste routine vi permettono veramente di progredire il carico col passare del tempo, ovvero fare il sovraccarico progressivo, che è la prima chiave per crescere i muscoli nella fase intermedia. Come principiante magari facevi le macchine, non pensavi troppo al carico che sollevavi, né invece nella fase intermedia devi spingere
il tuo corpo, devi spingere il tuo muscolo, devi stimolarli in un modo nuovo e questo viene dal sovraccarico progressivo, aumentare il carico che sollevi, aumentare la forza. Questo se sei un lifter naturale. Se sei un lifter in steroidato puoi fare un altissimo numero di ripetizioni, tutto quanto, tanto funziona tutto. Invece naturale, in questa fase intermedia, dovrai essere costante, dovrai avere pazienza. I progressi, come vedete qua dalla pendenza, il tasso dei progressi sarà molto molto più lento di quando eri un principiante, quindi nei 6 mesi. Non pensare che se tu continui a fare la stessa identica cosa per 6 mesi, la continui a fare per un anno, che avrai gli stessi risultati raddoppiati, perché non sarà proprio così. Come un'altra cosa, fatemi controllare un attimo. Ho controllato che sta ancora filmando perché prima, non so per quale motivo, ha smesso a metà. Per quanto riguarda la dieta, dovrete iniziare a monitorare la vostra dieta, monitorare le calorie, impostare i macronutrienti in modo da favorire una migliore composizione fisica. Questo vuol dire che non potete più semplicemente mangiare quello che volete o semplicemente eliminare carboidrati, grassi, eccetera, eccetera. Dovrete veramente, se volete aumentare i muscoli, dovete magari anche fare dei cicli di fase di presa di massa, poi seguiti da fase di deficit calorico, di dieta, di cut. Quindi dovete fare un po' più attenzione alla dieta, dovete monitorare le calorie che ingerite per sapere come risponde il vostro corpo. E sarà molto più difficile se siete a dieta, se siete con un deficit calorico, sarà molto più difficile costruire la massa muscolare. Mentre quando eravate principianti, anche se stavate a dieta, potevate comunque fare dei progressi, ma una volta diventate intermedi sarà molto più difficile. Questo anche perché il carico che sollevate diventa più alto, l'intensità è più alta, più sforzo per il vostro corpo, quindi dovete veramente prendere la dieta sotto considerazione. Poi, questa è una fase che dura fino ai 2-3 anni di allenamento in modo costante, quindi 3 volte a settimana minimo per 2-3 anni e sarete intermedi. Dopo questa fase, passate alla fase degli avanzati. Questa è una fase che penso veramente raggiunge poca gente. Io sono ancora nella fase intermedia, mi alleno più o meno da 2 anni, in modo costante. La fase avanzata, come vedete qua dalla pendenza, è quasi dei progressi veramente minimi. Noterete pochissimi risultati da un giorno all'altro e questa è una fase che può durare fino all'eternità. Per questo ho messo l'infinito. Può durare veramente tantissimo. Come ho detto prima, se siete un principiante e dopo 6 mesi continuate con la stessa identica cosa, potete pure allenarvi per tutta la vostra vita, ma se seguite la stessa cosa che facevate quando eravate principianti, bam, sarete in una fase di stallo per sempre. E questa è la gente che veramente, ce n'è tanta di questa gente che vedete in palestra e sembrano sempre uguali, mese dopo mese, anno dopo anno. Per quale motivo? Perché hanno pensato che di poter semplicemente continuare a fare come facevano nei primi 6 mesi, senza pensare alla dieta, senza pensare all'allenamento. Ecco, arrivano, si beccano una fase di stallo, i progressi zero per i prossimi anni. Quindi, quando siete avanzati, i progressi sono molto più lenti. Come potete vedere da altri youtuber italiani o americani, tipo Christian Guzman, Max Tuning, il fisico che hanno loro l'hanno ottenuto e si allenano da 10 anni. Quindi pensate a tutti quelli che iniziano e pensate di ottenere il fisico ideale, un fisico da copertina sulla rivista, come quelli enormi sulla rivista. A parte che loro sicuramente prendono qualche altro droga oscura o steroide o qualsiasi altra cosa, non ve la dicono tutto chiara, sicuramente non si mangiano i broccoli sprouts per bruciare i grassi, usano qualcos'altro. Comunque, per ottenere un fisico del genere vi dovete allenare magari anche per una vita, perché qua è quando raggiungete il vostro potenziale muscolare, e che cambia ovviamente in base di genetica, eccetera, ma il potenziale muscolare lo riuscite ad arrivarci, e di solito come lifter naturale i progressi si rallentano, ci metterete 5 anni, 10 anni. Quindi dovete pensare, una volta che iniziate a prendere seriamente la palestra, dovete avere pazienza, perché dopo 3 anni arriverete in questa fase avanzata, dovrete cambiare completamente la struttura del vostro allenamento. Può darsi che dovrete iniziare ad allenarvi 6 volte a settimana se volete raggiungere appunto il vostro potenziale genetico. Non seguirete più una routine in cui progredite linearmente, ma sarà tutto una struttura differente che si baserà sui vostri massimali. Quindi magari oggi su panca fate il 70% del vostro massimale di una ripetizione, settimana dopo fate l'80%, settimana dopo il 90%, e poi scendete, fate un deload week al 50% per poi arrivare di nuovo ad aumentare il carico. Quindi è veramente un allenamento, struttura completamente diversa. Consiglio veramente di prendere un coach esterno se siete già in questa fase avanzata, perché sennò i progressi saranno molto difficili da fare. Per quanto riguarda la dieta, stessa identica cosa, una volta che siete avanzati, è vero, avete l'esperienza, sapete i macronutrienti, calorie, eccetera, eccetera, ma la dieta diventa ancora più importante. Devi veramente colpire i macronutrienti al grammo se volete continuare a fare miglioramenti. Questo perché il corpo ormai si allena tantissimo tempo e
ed è abituato, quindi veramente per spingervi al vostro potenziale genetico dovete rivoluzionare, dovete prendere super seriamente la dieta e dovete rivoluzionare la struttura del vostro allenamento. Adesso, detto questo, nei primi 6 mesi a un anno della palestra, questo ovviamente cambia per ognuno di noi, ma più o meno vi dà un'idea della scaletta temporale, è vero, potete anche mettere dai 7 ai 10 kg di muscoli nel vostro primo anno. Poi con ogni anno successivo questo diminuisce tantissimo, magari dal primo al secondo anno potete metterne 5 kg, dal secondo al terzo anno potete metterne 2,5 kg, eccetera, eccetera. E qui arrivi veramente a spiccioli. Quindi da questo potete capire che non, da questo voglio farvi capire, non vi aspettate di fare gli stessi progressi che avete fatto nei primi 6 mesi di palestra e che questi continueranno fino all'infinito, sennò saremmo tutti il grandissimo, saremmo tutti Hulk a camminare in giro con dei fisici pazzeschi, invece non è così. Tanta gente si ferma a questo punto perché non prende più seriamente la dieta e non prende seriamente l'allenamento. Da questo punto dovete iniziare, da questo punto in poi dovete avere una struttura di dieta e di allenamento per notare i progressi saranno più lenti. Sei in questa fase intermedia se ti alleni da 2-3 anni in modo costante e dopo di questo passerai alla fase avanzata che può durare tutta la vita. Ma ragazzi, questa è la bellezza della palestra che non è la destinazione. Perché se tu prendi steroidi, tutto questo, 10 anni di progressi come lifter naturale, se prendi steroidi li puoi fare in un anno. Ma ragazzi, non è la destinazione, è tutto il percorso. È la persona che diventate dopo anni e anni che monitorate dieta, andate in palestra, siete costanti. Questo vi può aumentare la qualità della vita in modo assurdo, vi aumenterà tutte le vostre qualità, vi darà più spinta in tutte le cose che fate, perché la costanza, la motivazione, la determinazione veramente riuscirà a migliorare ogni altro aspetto della vostra vita. Ed è tutto il percorso, ragazzi, dovete prenderlo come un percorso. Poi, poi un'altra cosa sicuramente è vero, non tutti noi vogliamo arrivare al nostro potenziale genetico. Diciamo, io sarei contento di fermarmi più o meno a una fase intermedia, tipo comunque dopo che ho fatto tutti, preso 10-15 kg di muscoli dall'inizio, da quando ho iniziato sono contento, non dobbiamo tutti girare con un fisico da copertina, da rivista fitness che non è nemmeno, alla fine secondo me non è nemmeno troppo sano. Comunque, detto questo, penso sia stato un video abbastanza lungo. Se vi è piaciuto questo video, buttateci un like, commentate qua sotto, condividete con chi volete. Io vi voglio ringraziare a tutti per l'attenzione. Pensateci bene a quello che ho detto. Se avete delle domande, scrivetemi pure. Se invece pensate che sia un altro modo, anche quello, scrivetemi. Questo è veramente il percorso di un lifter naturale. Quando iniziate, vedrete progressi, nonostante magari non state monitorando la dieta, non vi state allenando con una struttura, entrate e fate quello che volete in palestra. Però poi dovete passare alla fase intermedia e poi alla fase avanzata, dove qua dovete prendere il tutto molto molto più seriamente, la dieta molto più seriamente, l'allenamento molto più seriamente per continuare a fare i progressi di anno in anno. Detto questo, ragazzi, vi voglio ringraziare a tutti per il supporto, spero vi sia d'aiuto. Buttateci un like, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!